Siamo insieme al maestro Ugo Foschi di Lignano e ve lo presentiamo con il suo lavoro di ricerca e con il suo lavoro di operatore culturale, perché organizza anche delle mostre, soprattutto a Lignano Sabbia d'Oro. Prima di parlare di Ugo Foschi però io vorrei ricordare la Galleria Rettori Tribbio di Trieste, una galleria storica e una galleria dove in questo momento si svolge la mostra, la 25esima mostra del piccolo formato, datata primavera 2015. La Rettori Tribbio è a Trieste, in Piazza Vecchia, nella centralissima Piazza Vecchia, siamo vicino a Piazza Unità. Vogliamo segnalarvi questo appuntamento con molti artisti per la 25esima mostra, ripeto, del piccolo formato. Ma andiamo direttamente al nostro ospite, Ugo Foschi, grazie per essere venuto a Udine e per raccontarci qual è il suo progetto culturale nell'ambito della città di Lignano e nell'ambito della Bassa Friulana, dove sappiamo che lei è operativo. Però la cosa importante, ecco, citare la presentazione che ho avuto in questa settimana sia da Michele Borgato in via Udine a Lignano e sia all'Hotel Luna, si trova sempre a Lignano di fronte a Terrazza Mare. Stiamo parlando di due mostre. Due mostre che sono presenti già attualmente. Poi, logicamente, più avanti, verso il 15-16 di maggio, presenterò col mio gruppo a Terrazza Mare la mostra che ogni anno facciamo già da 18 anni, grazie alla società d'aria, al comune e alla regione. E qui di questa mostra noi dovremmo citare molti nomi, ma ne facciamo soltanto alcuni, Ugo, perché la cosa fondamentale è ringraziare prima il presidente della società d'aria di Lignano, il signor Loris Saladin. Sì. Cioè, un grazie a lui, perché senza di lui non potevamo fare sta mostra che andremo a fare. Quella è importante. Va bene, con Ugo Foschi e tra gli altri Sabina Madiotto, Savina Capecci, Sabina Paravan, Roberta Mattiussi e gli altri, perché sono veramente molti, non vogliamo fare tutti i nomi, anche Marino Salvador che abbiamo già intervistato a Udinese Channel. Il senso di questa rassegna, che cosa vuoi testimoniare raccogliendo tutti questi autori? Vuoi testimoniare un momento di partecipazione all'arte intesa come espressione del libero sentire, però io credo di anticipare quello che tu puoi dirci e dopo tu dirai se il mio ragionamento è corretto. Io credo che qui ci troviamo di fronte a degli autori che esprimono in un certo senso il post-impressionismo, perché c'è ancora come espressione artistica, in un altro senso anche l'impressionismo proprio storico con alcuni rifacimenti adesso, in altro senso anche l'astrattismo, perché molte volte l'astrazione fa parte di questo messaggio culturale, e quindi anche il realismo, perché c'è anche molta affezione nei confronti di ciò che si vede realisticamente. Tra gli altri autori c'è anche la Maria Libardi Tamburlini, che è una fotografa raffinata, e quindi io adesso ho fatto una breve sintesi di questo mondo che tu oggi qui rappresenti a Udinese Channel, ma parlaci anche tu di questa mostra e di questi vostri appuntamenti. Sì, specialmente negli ultimi momenti che ho intervistato io personalmente queste autrici e autori. Logicamente ho voluto presentare sia il classico, cominciamo dal classico primo Novecento, e per riportarti con la Capecci e con la Paravano, queste qua, alla pop art. Logicamente sarà l'ultima avanguardia di questa mostra, no? In modo che è rappresentato un po' tutto il Novecento più logicamente gli avanguardisti. Perciò ho ingrandito un po' il gruppo, pure se stiamo un po' più strettini, però ecco, il necessario è che ognuno si possa esprimere come vuole, e portiamo a Lignano veramente uno spunto di classe a livello amatoriale, perché logicamente uno non è che deve essere il Picasso per venire a Lignano. A noi ci interessa gente che ci interessa di cultura. La pittura è cultura, scultura è pittura, insieme alla fotografia. Infatti io ho raggruppato tutte e tre le cose per creare una sintesi veramente importante di cultura a Lignano. Perché logicamente se nessuno
si muove in un certo modo, a me dispiace, io faccio un po' di sacrifici, però ecco la soddisfazione di presentare questi 20 artisti a Lignano Sabbiadoro. Tu hai anche un piccolo gruppo che stai guidando, soprattutto nella stagione invernale, e ti reputi un po' il maestro di questi giovani. Alcuni sono proprio i miei allievi, perché ti ricordi una volta partecipavano solo i miei allievi della mia scuola. Adesso hai esteso ad altri. Ho esteso un po', perché è giusto pure che si allargano un po'. Poi non solo allargarsi, il fatto di essere amici, cioè la pittura unisce, cioè in effetti è pure una cosa a livello psicologico, uno si sente un po' più portato al discorso, perché una volta, se ben sai, il pittore parlava poco, si esprimeva poco, eccetto con i quadri. Invece adesso è importante che loro fanno un collegamento tra di loro, c'è l'emulazione del grande pittore, del medio e tutto quanto, cioè, e si spinge un po' chi adesso alle prime armi a eguagliare, a emulare, capito, quegli altri che sono un po' più preparati di loro. Che città è Lignano? È una città stupenda a livello ambientale, no? C'è odore di mare, c'è odore di tutto, no? E tu con questa cadenza napoletana ti sei integrato con questa realtà? Sì, perché io sto tutti i giorni in spiaggia per sentire l'odore del mare, la brezza marina, pure per fare un po' di conchiglie e tutto quanto, perché ultimamente sto facendo delle sculture con le conchiglie, con i legni che butta fuori l'Adriatico, è importante quello, e intitolerò sempre l'arte dell'Adriatico, che è importante, tutti i mari sono importanti, ma l'Adriatico è qualcosa di più bello, perché sento proprio l'odore della mia Napoli. E sentendo l'odore di Napoli a Lignano, questo qui è da incorniciare però. Bellissimo, è una cosa stupenda, perché gli altri mi ritengono un po' esauriti, che mi vedono sulla spiaggia pure nelle mareggiate, invece no, nella mareggiata si sente più l'odore e poi buttano fuori tutte quelle conchiglie, quei legni, quelle cose stupende. E tutto questo diventa oggetto del tuo lavoro? Quella già è arte, io devo fare solo un ritocco alla natura stessa, no? Un piccolo ritocco, esce la scultura, poi le presenterò a Lignano e vedrete, vi aspetto. Aspetta un po' tutti il pubblico di Udinese Channel, logicamente, e tutti i friulani, perché logicamente vengono pure gente da Milano, dalla Lombardia, dalla Brianza, ho delle partecipazioni di Milano, della Brianza, no, nel mio gruppo, però logicamente io aspetto sempre il friulano che venga, perché Lignano Sabbiadoro io penso che sia una meta, ambita un po' da tutti i friulani, per andare a fare una passeggiata, per godere un po' d'aria pura, no? Facciamo. La città di Lignano ti ha... Sì, facciamo pure anche questo richiamo, ma io ti chiedo questo, la città di Lignano ti ha accolto sempre, subito, come tu mi stai dimostrando? Non ho avuto nessun problema a Lignano Sabbiadoro, ho avuto sempre le porte aperte, qualsiasi cosa chiedo mi danno, perché logicamente uno si deve andare a chiedere, non deve avere la presunzione di non chiedere, perché dice non mi danno, ma se tu non chiedi, bisogna chiedere per avere. Giusto? Nei giusti modi, ma bisogna chiedere. E io sinceramente, sia dalla parte politica, dalla parte culturale della gente di Lignano, veramente devo dire grazie. Senta maestro, siamo partiti con lei, siamo andati al tuo, adesso io ritorno a lei e le chiedo, ha partecipato anche a delle vicende, a delle avventure, a dei momenti di cultura teatrale lei? Sì, ho fatto 6 anni di teatro, logicamente a Napoli si fa la maggior parte teatro di De Filippo, no? di Edoardo. Ho fatto pure qualche tragedia, perché si faceva spettacolo la maggior parte nel teatro della chiesa, e dunque quella volta lì ho fatto una volta Giuda e una volta il Cristo, e mi è toccato il Giuda quella volta lì, perché non si trovava un Giuda, perché il Giuda ha mezz'ora di soliloquio in scena, e allora logicamente non si trova facilmente il timbro giusto, perché sa, è tutta una voce di petto, una voce culturale così, logicamente era il tormento di Giuda, no? Quella mezz'ora era il tormento, che poi dopo va inoltre, dopo i 35 minuti si arriva all'impiccagione, in effetti è una scena tremenda, però logicamente la riabilitazione è quella del Giuda, che fino a un certo punto, poi dopo c'è il pentimento.
E quella è una cosa importantissima che il Padre Eterno ha dato sia a Giuda che a noi. Sì, ma Giuda non si pente nella Bibbia. No, là, quando abbiamo fatto noi. Nella finzione artistica vostra? Finzione artistica, sì, perché prima di impiccarsi si pentiva di aver fatto quel male al suo capo, perché allora in effetti Gesù Cristo era un capopopolo per loro, no? Loro lo seguivano, che poi dopo è arrivato un dogma per noi. Il Cristo, il Cristo, il Cristo. Allora abbiamo seguito il Cristo. Insomma, questo mondo teatrale ti è appartenuto, lo hai vissuto. A me affascina tutto quello che è arte, in effetti. Pittura, scultura, fotografia, tutto. Logicamente non si può fare tutto, perché la riuscita poi non sarebbe adeguata a fare mille cose. È meglio farne due o tre e farle discretamente bene. Senza presunzione, però io penso di aver fatto qualcosa di positivo in pittura. Adesso ho incominciato con la scultura da 2 o 3 anni, penso fra 20 anni, quando sarò più vecchietto, dirò la stessa cosa per la scultura. Speriamo. Speriamo, e noi auguriamo questo al maestro Ugo Foschi e ti ringraziamo per essere venuto a portare questa ventata di simpatia e di amicizia a Udinese Channel. Arrivederci. Grazie.